PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao e benvenuto alla puntata di PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Francesco Posati al microfono e dall'altra parte del monitor Marco Pennacchini, sound designer del podcast, ti diamo il benvenuto alla nuova puntata che stai per ascoltare. Anche oggi la pillola digitale di Marco arricchirà la puntata per alimentare il tuo essere avvocato tecnologico. Questa puntata sarà aperta a voi, ascoltatori del podcast, che tra vari canali social mi avete girato le vostre domande e i vostri dubbi su Telegram. Dopo la puntata 30, scrivimi fermo Telegram, il futuro della comunicazione professionale. Ma prima ti ricordo, se ti sei perso alcune puntate, dove puoi riascoltarle? Collegati al sito avvocatotecnologico.it o al canale Telegram PCT Facile se sei utente Telegram, su soundcloud.com/fposati, su Spreaker o iTunes cercando PCT Facile. Se sei utente iTunes, lascia anche una bella recensione a 5 stelle per far scoprire il podcast ad altri utenti, oppure condividilo tra i tuoi contatti social. Puoi contribuire al progetto in crowdfunding su patreon.com/fposati, oppure finanzia la messa in onda delle singole puntate tramite la pagina paypal.me/fposati/5. Iniziamo! Come ti ho detto nei saluti iniziali, questa puntata si apre a te e alle tue domande che mi sono pervenute dai miei canali social dopo la puntata 30, dedicata all'instant messaging, a Telegram e al confronto tra Telegram e WhatsApp. La puntata ha destato molta curiosità e ha stimolato diverse domande. Ne ho scelte alcune per aiutare tutti gli ascoltatori a scoprire Telegram e ad adottarlo nel proprio studio. Puoi sempre contattarmi via mail all'indirizzo me@francescoposati.it oppure su Telegram per richiedere una consulenza dedicata. Ma prima di passare il microfono alla prima domanda, dalle mie risposte capirei che la caratteristica di Telegram è la sua grande duttilità. Si adegua perfettamente a tutte le esigenze, da quelle private a quelle aziendali, passando per i professionisti. Marco, a te il microfono con la prima domanda. Qual è la differenza tra Telegram e WhatsApp? Telegram e WhatsApp sono entrambe applicazioni gratuite di messaggistica istantanea, ma quello che distingue Telegram da WhatsApp è la velocità e la sicurezza. In aggiunta, puoi utilizzare Telegram con tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente. I tuoi messaggi si sincronizzano su qualsiasi tuo smartphone, tablet o computer perché in cloud. Telegram è più duttile di WhatsApp anche nella condivisione dei file. Puoi inviare messaggi, foto, video e file di ogni tipo, doc, .zip, MP3 fino a 1,5 GB a persona che sono nei tuoi contatti del telefono o hanno Telegram. Puoi inoltre creare gruppi fino a 200 membri, per cui Telegram risulta come SMS ed email combinati e si occupa di tutti i tuoi bisogni di messaggistica personale o professionale. A differenza di WhatsApp, Telegram è basato sul cloud, ripetiamolo, ed è fortemente criptato, e questo lo vediamo nella parte della sicurezza. Veramente Telegram è più sicura di WhatsApp? E in cosa? Decisamente. Solo di recente WhatsApp sta curando la sicurezza dei propri utenti. Fino al 2014, per evidenziare la differenza delle due piattaforme in tema di sicurezza, WhatsApp presentava delle falle di sistema tale da compromettere la privacy dei propri utenti se si collegavano a una connessione Wi-Fi. Con Telegram non si sono mai registrati casi del genere. Telegram è tra le applicazioni di messaggistica più sicure sia nella crittografia client-server, nelle chat private e nei gruppi, sia nella crittografia client-to-cliente per le chat segrete. Infatti, per la crittografia server-client, i programmatori di Telegram hanno creato un apposito protocollo MT-Proto utilizzando algoritmi di crittografia simmetrica AES client-server a 256-bit testati a lungo per rendere la sicurezza compatibile con una grande velocità e affidabilità. In aggiunta, un protocollo open source aperto alla community per migliorare la sicurezza. Nella precedente puntata ti ho detto che Telegram è proprio convinta della sua sicurezza, che ha lasciato un contest crack di 200.000 euro a chi fosse in grado di bucare il protocollo di sicurezza. Recentemente il compenso è stato alzato a 300.000 euro. Ulteriore livello di sicurezza di Telegram rispetto a WhatsApp è dato dall'autenticazione a due fattori, che vedremo nell'apposita domanda dedicata, e dalle speciali chat segrete che utilizzano la crittografia end-to-end. Non lasciano traccia sui server,
supportano l'autodistruzione dei messaggi e non permettono l'inoltro. I messaggi e i dati delle chat segrete sono archiviati non nel cloud, ma solo nei loro dispositivi di origine. Le chat segrete, infatti, utilizzano un ulteriore livello di crittografia client to client. Tutti i dati, a prescindere dal tipo, sono crittografati nella stessa maniera, sia che siano testo, sia che siano media o sia che siano file. Quali dispositivi posso utilizzare? Tutti, iOS, Android, Windows Phone, su smartphone e tablet, in ambiente desktop puoi usare Telegram su Windows, Mac e Linux tramite l'installazione dell'applicativo dedicato o tramite la versione web, collegandoli alla pagina web.telegram.org e seguire la procedura di login, in caso non fossi di fronte al tuo PC. Insomma, anche qui Telegram si dimostra superiore a WhatsApp per la sua utilità. Posso fare chiamate o videochiamate via Telegram? No, al momento Telegram ha scelto, secondo me anche in modo opportuno, di specializzarsi nell'invio di messaggi anche di grandi dimensioni. Infatti il trend è l'invio e la gestione della messaggistica diretta, per cui rimarranno quelli di Telegram concentrati su di essi per ora. Se vuoi effettivamente chiamare qualcuno, fai prima usare il telefono. Cosa sono i canali e i gruppi e i supergruppi? Telegram ti dà la possibilità di creare gruppi di contatti fino a 200 membri. Questo è comodo per creare anche dei team di lavoro del tuo studio che ti consentono di lavorare, gestire e seguire gli avanzamenti nelle fasi del lavoro. I supergruppi sono gruppi con membri superiori a 200 fino a 5.000 membri. Gli amministratori dei supergruppi hanno poteri di amministrazione diversi proprio per la mole di dati e di traffico e gestione dei membri. Poi ci sono anche i canali come PCT Facile, in cui non vi è limite di membri. Gli utenti che si uniscono ai feed del canale ricevono le notizie e gli aggiornamenti del canale stesso. L'intermediazione è molto limitata, come succede in PCT Facile, però ti consente di seguire in modo diretto e in tranquillità tutti gli aggiornamenti stessi del canale. Cos'è e come creo uno username? Nelle impostazioni di Telegram puoi scegliere un username pubblico a tua scelta. Gli altri utenti potranno trovarti tramite l'username nella cerca dei contatti sotto il risultato globale, pur non avendo il tuo numero di telefono. Una volta che hai impostato un username, puoi dare alle persone un link telegram.me/tuo username. L'apertura di questo link sul tuo telefono avvierà automaticamente Telegram e aprirà una chat con te. Puoi condividere il link del username con gli amici, inserirlo nel tuo biglietto da visita o carta intestata o nel tuo sito. In questo modo i tuoi clienti o i tuoi colleghi ti possono contattare su Telegram senza conoscere il tuo numero di cellulare. Questa funzione è comoda proprio perché consente a te di essere raggiunto ma di non dare il tuo numero di telefono, quindi anche un occhio alla privacy. Ma con l'username potremmo ricevere anche messaggi molesti, non opportuni, spam? Non ti preoccupare, avrai sempre la possibilità di bloccare i messaggi non graditi e i loro autori. Se qualcuno mi trovasse tramite username, saprà il mio numero? No, anche nel caso vi scambiasse dei messaggi, nessuno dei due vedrà il numero dell'altro, il tuo numero rimarrà segreto. Ora ascoltiamo Marco con PCT Digitale, la sua pillola sul buon umore digitale. A te Marco! Ed eccoci ad un nuovo appuntamento con PCT Digitale. Oggi parliamo di una cosa molto importante, la sicurezza. Perché da una ricerca della Brigham Young University, in collaborazione con Google Chrome, è venuto fuori che il 90% degli avvisi di sicurezza nel computer vengono totalmente ignorati. I ricercatori hanno studiato il comportamento al computer di persone a cui erano stati applicati dei sensori per misurarne l'attività cerebrale. Bene, hanno così rilevato che 9 su 10 hanno ignorato gli avvisi di sicurezza del PC se stavano svolgendo altre attività, dalla scrittura di un testo alla visione di un video, al caricamento di un file, diciamo il multitasking. Quindi ipotizzano i ricercatori che gli sviluppatori dei software sbaglino il timing delle notifiche di sicurezza. Se queste arrivassero quando gli utenti non sono impegnati con programmi e file, forse avrebbero più chance di essere lette, ad esempio alla fine di un filmato, mentre si carica una pagina online o dopo l'interazione con un sito web. Questa era la pillola digitale di PCT Facile. Ora di nuovo la linea a Francesco. Grazie Marco per questa nuova pillola. Riprendiamo il dialogo. Scopriamo Telegram tramite le tue domande. Cosa significano i segni di spunta verdi? Un
segno significa messaggio consegnato al cloud di Telegram e il tuo amico è stato notificato se ha la notifica attivata. Due segni, messaggio letto, il tuo amico ha aperto Telegram e la conversazione contenente il messaggio. Telegram non ha un ulteriore stato di consegnato per i messaggi. Questo perché Telegram può funzionare su tutti i dispositivi che vuoi. Quindi, quale di essi dovrebbe indicare? Questa è la differenza con WhatsApp, che invece ha lo stato consegnato proprio perché l'architettura di sistema è diversa. Poi devi sapere che le due spunte blu di WhatsApp sono state introdotte dopo Telegram, copiando l'idea. Prima non era così in WhatsApp. Che cos'è? Come funziona la verifica in due passaggi? La verifica in due passaggi o in due fattori rappresenta un ulteriore elemento di sicurezza per l'accesso al proprio account. In generale, proprio perché la sicurezza informatica sta diventando un tema molto importante e sentito, ormai quasi tutti i maggiori servizi online stanno adottando l'autenticazione a due fattori per garantire un maggior livello di sicurezza ai propri utenti. Facebook, Google, PayPal, Amazon. All'autenticazione ordinaria, infatti, in fase di login basata dalla combinazione di username e password, ti affianco un ulteriore OTP, One Time Password, che viene associata al proprio dispositivo via SMS o app dedicata come Google Authenticator o Azure Authenticator, che hanno la funzione di token. Quindi l'associazione dei due fattori, username e password del primo con l'OTP, il secondo fattore, garantiscono un ulteriore elemento di sicurezza all'accesso del proprio account. È consigliato a tutti di attivare questa funzione, non soltanto in Telegram, ma faremo su questo anche una puntata dedicata del podcast. Posso nascondere il mio ultimo accesso? Sì, ti può nascondere a determinate condizioni di soggetti l'ultimo accesso, basta modificare le impostazioni di privacy e sicurezza. Ricorda che non potrai vedere l'ultimo accesso delle persone con cui non condividi il tuo, potrai in compenso visualizzare un valore approssimativo. Questo tiene lontano gli stalker, ma rende possibile sapere se l'altra parte è raggiungibile su Telegram. Ci sono quattro possibili valori approssimativi: ultimo accesso di recente, copro ogni cosa tra un secondo, 2-3 giorni, ultimo accesso entro una settimana, 2-3 giorni e 7 giorni, ultimo accesso entro un mese, tra 6-7 giorni e un mese, e ultimo accesso molto tempo fa, più di un mese. Viene anche mostrato agli utenti bloccati. Cosa sono e come posso creare una chat segreta? In parte nelle precedenti domande ti ho detto cosa sono le chat segrete, comunicazione end-to-end con l'altro destinatario, i cui messaggi sono crittografati e non vengono salvati nel cloud. Questi messaggi si possono autodistruggere in base a un timer impostato che va da qualche secondo fino ai minuti. Per impostare e riaprire una chat segreta con un determinato utente, basta selezionare l'utente stesso e cliccare poi chat avvia chat segreta. Dove finiscono i miei messaggi delle chat segrete? Le chat segrete sono attivate sui due dispositivi nei quali sono state create. Questo significa che tutti quei messaggi non sono disponibili nel cloud e gli altri dispositivi non possono accedervi. Inoltre, le chat segrete sono legate all'attuale sessione di login sul tuo dispositivo. Se ti disconnetti e poi ti ricolleghi, perderai tutte le chat segrete. Come posso cambiare il mio numero di telefono? Puoi cambiare il tuo numero di telefono su Telegram e mantenere tutto, inclusi tutti i tuoi contatti, messaggi, media dal cloud di Telegram, così come tutte le chat segrete su tutti i dispositivi. I tuoi contatti comuni, le persone nei tuoi contatti che hanno anche il tuo numero, avranno il tuo numero aggiunto al tuo contatto nella loro rubrica, a meno che tu non li abbia bloccati. Questo rende il cambio di numeri ancora più semplice. Per cambiare il numero vai nelle impostazioni, quindi premi sul tuo numero proprio sotto la username, quindi selezioni cambia numero, semplice e comodo. Con WhatsApp invece cambiare numero è molto più complicato, sei costretto a fare il backup delle chat, registrare un nuovo account per poi reimpostare il backup eseguito dal precedente numero. Anche qui Telegram si dimostra molto più utile rispetto a WhatsApp. Siamo arrivati al termine di questa puntata. Lascia un commento alla puntata per farmi conoscere la tua opinione, i tuoi suggerimenti, se stai già utilizzando Telegram e come ti trovi. Mi puoi contattare su Telegram alla user @fposati oppure tramite la mail me@francescoposati.it se ancora la preferisci. Ti ricordo sempre di lasciare una recensione al podcast a 5 stelle se sei utente di iTunes, oppure contribuisci alla messa in onda alla pagina paypal.me/fposati/5 e alla pagina patreon.com/fposati in crowdfunding. Ti ricordo che viviamo il futuro digitale. Ciao!
Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it, su Tumblr e su Telegram. Contatta l'autore, Francesco Posati, per idee, suggerimenti, richieste su about.me/fposati o scrivi a me@francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati.